Il settore immobiliare è incredibilmente complicato. Chiedi a chiunque abbia mai comprato un terreno o una casa. Il processo è lungo, complesso, rischioso e soprattutto costoso. Ispettori domestici, agenti immobiliari, banche, governi locali, tutti devono controllare e approvare la transazione prima che possa essere eseguita e ciascuno di loro riceve parte della transazione. Nell'ultima parte della nostra serie delineeremo rapidamente come la tecnologia blockchain può rendere il processo di acquisto e vendita di immobili molto molto più semplice. Quando si acquista un immobile le regole possono essere scoraggianti. Variano notevolmente a seconda della città, dello stato o del paese in cui stai cercando di acquistarlo, del tipo di proprietà che speri di acquistare e di come lo comprerai. Tutte queste complessità normative richiedono il coinvolgimento di più intermediari. Pagherai quindi ogni intermediario, poiché è troppo complesso e rischioso per la maggior parte delle persone arrangiarsi da sole in questo settore. È qui che entra in gioco la blockchain. Se dovessimo codificare le norme e i regolamenti abitativi locali, provinciali e nazionali sulla blockchain, i contratti intelligenti potrebbero essere utilizzati per semplificare drasticamente il processo. Un potenziale venditore invierebbe semplicemente una posizione, il prezzo di terreno desiderato e alcune altre informazioni sulla proprietà al contratto. Quindi, attingendo dal database delle norme e dei regolamenti relativi alla vendita di immobili nella posizione del venditore, il contratto intelligente potrebbe generare contratti, atti, documenti fiscali e qualsiasi cosa necessaria per effettuare una vendita della casa all'istante. Un potenziale acquirente potrebbe quindi incontrarsi con il venditore, concordare i prezzi in termini e quindi inviare la propria firma digitale al contratto, verificando l'acquisto e aggiornando tutti i documenti come richiesto. Ora, per fare tutto questo è necessario un lavoro di back-end, con identità dimostrabili e verificabili sulla blockchain, per garantire che gli attori siano davvero chi dicono di essere e non ci possano essere controversie riguardo alla firma. Allo stesso modo, il terreno dovrebbe essere registrato in modo sicuro e chiaro sulla blockchain per garantire un facile trasferimento di proprietà. L'India ha esaminato la blockchain come una possibile soluzione a complicati problemi catastali, in quanto hanno molti problemi con le frodi immobiliari. Nel 2013 la sola Nuova Delhi ha avuto 181 casi segnalati di frode immobiliare, mentre Mumbai è arrivata seconda con 173 casi. Per contrastare questo problema, i governi di Andhra Pradesh e Telangana hanno collaborato con la startup svedese Chromeway per mettere il loro catasto sulla blockchain. Una delle tante innovazioni interessanti che potrebbero portare è l'introduzione di impronte digitali crittograficamente sicure. Potrebbe funzionare in questo modo. Un proprietario di un terreno esegue l'hashing delle coordinate geografiche del proprio terreno insieme alla descrizione. Questo hash viene quindi collegato all'ID del proprietario e il risultato viene nuovamente sottoposto ad hash e aggiunto alla blockchain. Poiché gli hash hanno sempre un valore univoco, ogni appezzamento di terreno e proprietario del terreno avranno un ID univoco quando collegati tra loro. Inoltre, a causa dell'immutabilità della blockchain, nessuno può manomettere i record. Ciò creerebbe un sistema di terreni di proprietà verificabile che potrebbero essere facilmente trasferiti, acquistati e venduti in modo crittograficamente sicuro. Grazie per aver guardato questa serie sulle applicazioni reali delle blockchain.